Iscriviti alla newsletter di Envision. Potrai accedere gratuitamente a rubriche, interviste, approfondimenti, notizie e podcast. Ci trovi anche su Facebook. Envision, magazine di informazione e cultura. Perché saperne di più non è mai abbastanza. Informare e sensibilizzare alla cultura del dono sono gli obiettivi principali delle azioni da sempre messe in campo da Avis. Non fa eccezione l'Avis Sezione Comunale di Cingoli, capitanata da Floriana Crescimbeni, che ha rinnovato l'incontro con i giovani diciottenni del territorio. L'apericena presso il ristorante dei Conti di Cingoli ha rappresentato un momento di riflessione sul valore della donazione di sangue e su tutti gli altri aspetti connessi alla cultura del dono, quale gesto di profondo altruismo e di generosità. Puntualmente arriva la manifestazione in cui l'Avis di Cingoli si rivolge ai giovani. Questa in particolar modo è nota perché lo fa attraverso il linguaggio più adatto a coloro che sono maggiorenni e lo sono diventati da poco, ma anche a chi verso la maggiore età ci sta arrivando e sarà maggiorenne nel 2022. Dal 2011 manteniamo questo appuntamento. Ci siamo dovuti fermare nel 2020 per cause che conosciamo tutti. Non possiamo in una realtà come Cingoli non avere un'attenzione per i giovani. Nutrita la partecipazione dei diciottenni, in questa occasione erano presenti anche alcuni giovani che raggiungeranno la maggiore età nel 2022, che con grande coinvolgimento hanno dato vita ad una serata molto interessante. Accolti dalla stessa presidente Floriana Crescimbeni e da alcuni collaboratori avisini, gli oltre 40 giovani tra ragazzi e ragazze, dopo la registrazione ed essersi sottoposti al protocollo anti-Covid, hanno potuto accedere alla struttura. Salutando i ragazzi e le ragazze, Floriana Crescimbeni ha parlato dell'insostituibile valore della donazione. Il dottor Gabriele Marchegiani ha focalizzato l'attenzione sul sangue, illustrando le sue straordinarie potenzialità. Ha parlato dell'importanza di una vita sana e regolare, di come condurre un buon tenore di vita unito ad una corretta alimentazione. L'obiettivo di questa riunione è quello di sensibilizzare i giovani nei confronti della donazione di sangue, che è un atto di estrema generosità e di altruismo e d'altra parte consente di rendere disponibile la risorsa sangue umano di cui c'è estrema necessità nella pratica clinica. L'invecchiamento della popolazione, interventi chirurgici sempre più impegnativi e di lunga durata, la sempre maggiore frequenza di interventi medici come i trapianti per esempio di midollo rendono sempre più necessaria avere a disposizione una grossa quantità di sangue, quindi è importante che i giovani che sono sicuramente soggetti sani siano disponibili e siano sensibili verso questo atto della donazione. Voi avete una bella collaborazione con la scuola di Cingoli, quale istituto? Noi abbiamo una collaborazione in modo particolare con due professoresse, la dottoressa Bartolelli e la dottoressa Fornaretti. Hanno una grande sensibilità e mi hanno aiutato a far venire i giovani il più possibile questa sera ad ascoltare il dottor Marchegiani e a sentire qualcosa di diverso, perché comunque la donazione è la cosa più grande che un essere umano possa fare. Qual è l'apporto di un giovane per l'attività avisina? Bisogna dire che la partecipazione all'Avis è una partecipazione strana, perché molti si avvicinano, hanno il piacere di donare, lo fanno con una grande generosità e una grande disponibilità, ma poi se li coinvolgi in qualche iniziativa, in qualcosa, in modo particolare i giovani sono impegnati nello studio, nelle attività sportive, diventa un po' più difficile coinvolgerli. Però questa sera, tra le altre cose, abbiamo anche 4-5 testimonianze dirette di ragazzi che già donano e alcuni doneranno sabato 9, quindi siamo riusciti a coinvolgerli, a portarli questa sera e credo che sia un momento commovente di testimonianza di questi ragazzi. Fase Covid sicuramente non acuta. Come state andando con le donazioni, con la raccolta sangue? Noi stiamo andando benissimo perché riporto i dati del 30 giugno, siamo avanti di 52 donazioni. Abbiamo fino a questo momento una trentina di nuovi donatori nell'anno 2021. C'è un grosso turnover perché ogni anno molte persone si allontanano o per limite d'età o perché hanno problemi di salute che non possono più donare. Però siamo riusciti sempre a trovare una soluzione, a farle rientrare di più di quelle che escono. Quindi siamo lì sempre sui 380-390 donatori.
Quindi ci riteniamo soddisfatti. Il Covid è una grossa impegno, un grosso lavoro, c'è tutta una disposizione da rispettare, ci vuole più tempo, facciamo meno donazioni perché i donatori non li possiamo far incontrare tra loro, più distanziati, la colazione che offriamo deve essere fatta per uno per volta, però con tanto impegno e con tanta buona volontà siamo riusciti a mantenere il punto, ma soprattutto per una realtà come la di Cingoli siamo riusciti a non chiudere mai nessuna seduta il cielo raccolta. L'intervento del sindaco di Cingoli, Michele Vittori, ha posto l'attenzione sul senso di appartenenza alla comunità e al territorio, invitando i giovani a diventarne parte attiva. Scegliere di essere donatore ne è un tassello importantissimo. Le attività dell'Avis sono tutte molto molto importanti. È sempre più importante rivolgersi a chi si accinge appunto a diventare maggiorenne per aumentare la consapevolezza dell'importanza in questo caso di essere d'aiuto e quindi donare nel caso specifico, ma di essere parte attiva nella cittadinanza, nelle associazioni di volontariato e anche per un interessamento verso quella che è l'amministrazione civile. L'attenzione dei ragazzi sui temi esposti dagli ospiti è rimasta alta per tutta la serata. Grande l'interesse mostrato dai giovani. Una partecipazione, quella dei ragazzi, stimolata anche dalla professoressa Katia Bartolelli, del liceo linguistico e socio-psicopedagogico, sezione associata al liceo classico Giacomo Leopardi di Macerata. Io ringrazio l'Avis di Cingoli, in particolare la presidente Floriana Crescibeni, che è molto vicina al nostro istituto e con la quale collaboriamo da anni. Nel percorso di formazione dei ragazzi, questo incontro, questa serata, risulta particolarmente importante perché costituisce un momento di riflessione, un'occasione affinché i ragazzi possano acquisire la consapevolezza dell'importanza del gesto della donazione, gesto di solidarietà, di responsabilità verso il prossimo. Il momento conviviale è stato ulteriormente arricchito dalle testimonianze di alcuni donatori. Eva Scuppa, Gioia Soldi, Ilaria Pirisi, vicepresidente Avis Cingoli, Saint Louis Mark, volontario del Corpo Europeo di Solidarietà. Tutti concordi nel definire l'Avis una scuola di vita. Mio padre ha donato e io sono nata, diciamo, con questo valore della donazione. E ho sempre creduto che la donazione sia importante non soltanto per gli altri ma anche per noi stessi. La donazione ci permette di essere felici ma allo stesso tempo soddisfatti di aver fatto qualcosa per gli altri, quindi sono fiera di essere una donatrice, fiera di aver iniziato subito il mio percorso e spero di trasmettere a questi ragazzi quello che è stato trasmesso a me 2 anni fa. Credo che in una società come quella di oggi l'io non possa più prevalere sul noi e quindi anche noi giovani siamo chiamati proprio a scegliere e a fare del nostro meglio per un ideale più grande di comunità, di collettività, e donare sangue secondo me è proprio un piccolo gesto che non costa nulla ma che serve proprio a questo, a essere parte del bene comune. Perché sei diventato donatore? Allora, la prima volta che ho donato era in Francia all'università e semplicemente era per un atto altruista e ho pensato che se un giorno qualcuno mi sta vicino, sta male, vorrei che sia facile per lui o lei trovare una trasfusione. Oggi i giovani, i diciottenni, hanno questa consapevolezza? Direi oggi di sì, penso che sono più consapevoli da quando io avevo 18 anni. Erano presenti all'incontro l'infermiera Katia Carotti e i componenti del consiglio direttivo Avis locale, Deborah Cirioni, vicepresidente, Gabriele Nocelli, tesoriere, Francesco Cardarelli, fotografo, ed inoltre Vanessa Passarelli, Simone Massaccesi, Luigi Cavalletti. Al termine della riunione ad ogni partecipante è stato consegnato un gadget ricordo. Poi tutti in posa per la rituale foto di gruppo che ha chiuso la serata, firmata Avis Cingoli. Mi è capitato che i giovani che hanno partecipato a questo aperitivo cena nel 2018, nel 2017, sono arrivati adesso, ci hanno avuto bisogno di qualche anno per riflettere, sono cresciuti, hanno avuto esperienze di vita e hanno pensato che forse era giusto che una parte di loro fosse donata agli altri. Applausi.
Iscriviti alla newsletter di Envision. Potrai accedere gratuitamente a rubriche, interviste, approfondimenti, notizie e podcast. Ci trovi anche su Facebook. Envision, magazine di informazione e cultura. Perché saperne di più non è mai abbastanza.